I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Um, would you go to bed with me? appuntamento con Letto, oggi ci occupiamo di moda e lo facciamo nel migliore dei modi perché abbiamo ospite il nostro Sergio Valente, uno degli art stylist, come si, come si chiamano oggi, più importanti della nostra storia della storia della moda. L'occasione è la presentazione di questo libro curato da Pia Sori, La testa nella moda. Salve. Benvenuto, com'è? Comodo il nostro letto? Comodo, comodo. comodo. Allora, com'è nato questo questo libro Sergio beh questo qui è, la, è il terzo di, dei miei 50 anni di lavoro perché c'è stato il primo Ricci e Capricci che trattavano i primi 25 anni poi fino all'85 60 85 poi dall'85 al 95 un secondo libro Idee per la testa 95 ad oggi eh, la testa nella moda, perciò praticamente copre 50 anni di mio lavoro, di cui un catalogo di fotografie di tutte le sfilate eh, in Italia e all'estero con personaggi, disegni. E praticamente per tutti gli stilisti, e viaggi con il mio gruppo, il mio team del premio Sergio Valente, un gruppo di ragazzi che mi seguono in tutte queste avventure di moda. Quindi praticamente cioè, la tua storia è nel backstage delle passerelle più importante. Solo, solo. Quindi allora ricordacene invece qualcuna allora di di queste passerelle. Innanzitutto come nasce la concettura di una sfilata di moda? Beh, innanzitutto con il rapporto con lo stilista, naturalmente una volta che lo stilista hai così una unione con uno stilista ti chiama Uh, poi ti fa vedere i vari disegni, che lui, la, il tema della sua collezione, praticamente c'è un'ispirazione a quello che è la collezione. Se le gonne so, sono corte, allora i capelli lunghi, oppure un piccolo scignon slick, oppure, oppure, oppure tante altre idee. E naturalmente ci deve essere un buon feeling con lo stilista. Io il feeling più. Eh, eccezionale che ho avuto è stato con Valentino Beh, perché anche perché è durato tanti cioè, anni. una storia professionale sì, è durata sì, tanti sì, anni sì, no? sì, sì. la mia prima sfidata per Valentino fu nel 72 a New York eh, quando da giovanissimi si andava a fare questi viaggi sperimentali e naturalmente così lì fu l'occasione di, di poterlo assistere nella sua sfilata. Poi dopo c'è stata un'introduzione, poi ho iniziato con Fendi, con, con Cappucci, con Lancetti, con Emilia Chen, e poi mano a mano, poi Valentino in tanti anni e poi dopo Raffaella Curiel. Fino a continuare, diciamo, con, con, con l'alta moda dei giorni nostri. Esattamente oggi diciamo. mi dedico molto ai giovani, devo dire, all'Accademia. Sei un talent scout. Diciamo. Mi piace sì. molto questo. Senti, e, e, hai anche partecipato a numerose rappresentazione di Donna sotto le stelle la compianta Donna sotto le stelle tutte le edizioni pr praticamente. praticamente tutte le edizioni e per due edizioni sono stato il direttore artistico di tutti, per tutti gli stilisti con tutti i parrucchieri e truccatori quindi è stata un'occasione importante che ti ha portato anche al contatto con le top model dell'epoca? Senz'altro, senza dubbio ho incontrato eh, da Naomi Campbell a Tarlington, a Linda Evangelista, a Claudia Schiffer per parecchie edizioni, a Cindy Crawford, devo dire cioè, le top top Jasmine Gauri, Elena Christensen, cioè le topissime che oggi non ci sono più. Possiamo dire che come dire, hai messo le mani in testa alle più grandi. <ride> esatto, le mani tra i capelli. E, e, ed era facile avere a che fare con questi personaggi oppure no? Ma eh, tutto dipende da come uno si propone. Uh, se uno arriva con la prosopopea di eh, essere io ti faccio, io ti dico così, senso, è necessario ascoltarle un attimo e poi naturalmente avere un buon rapporto, essere un po' così, usare un po' di psicologia perché è veramente molto importante. Credo che un rapporto non idiliaco sia stato con la Naomi Campbell. Perché ah beh, ce ha, eh, <ride> critica con tutti No, come non ha litigato, <ride> ma io l'ho evitata mandando eh, così sotto uno dei miei ragazzi, okay. in modo che loro hanno fatto la loro bella pelle dura. Quindi hai, hai girato l'ostacolo. Sì, lo esattamente. Dicevo. E tantissime le, le foto appunto di sfilata, ma c'è una, una, una sfilata che ricordi con eh, particolare commozione, attenzione? Beh, devo dire, eh, a Torino, al Palazzo Stupinigi, eh, con Versace. Versace è una delle sue ultime sfilate, che lui sfilava soprattutto una, una sposa nera, con un, tutto un abito nero. E devo dire che ho avuto un ottimo rapporto. Poi con Valentino naturalmente è stato sempre un trionfo eh, sia a New York sia a Roma eh, sino a sfilare sulla piazza Mignanelli e nella loro piazza del loro palazzo. E poi devo dire che non è una sola, ce ne sono parecchie, che, so, diciamo Piazza Navona, la prima Piazza Navona è stata una cosa straordinaria. Da questa fontana eh, straordinaria, dei quattro fiumi meravigliosa, dove uscivano queste fanciulle straordinarie e dove gli sfilava Valentino Crizia Dolce Gabbana, Ferré devo dire che è stata una cosa molto bella per poi quella con Gianni Versace a Torino alla palazzina Stupinigi eh, palazzina della Gaccia che era una serata di beneficenza dove lui si sfilò con una sposa con un abito nero per poi Valentino sulla Piazza, è stato il primo a portare le sfilate eh, su Piazza Mignanelli. E, uff, un infinito Tantiss tantissime tanti. arti. E allora invece conosciamo il, la persona, Sergio Valente, non l'ersi, attraverso le cose che tu ci hai portato da consigliare ai nostri telespettatori. Partendo da un. Eh, rimaniamo nel campo della moda dal libro, le ricette anzi, di Lella Curie, le altre storie, lo stile in cucina. Perché allora, eh, tutti leggiamo, e praticamente ci sono i libri di moda. Eh, questo qui è, è un libro sulla cucina di Raffaella Curiel, ma soprattutto fatto in una maniera molto eh, elegante, molto particolare, con dei disegni, con degli aneddoti e negli aneddoti eh, Raffaella Curiel menziona delle persone che io ho conosciuto, tra cui Mariangiolillo che è stata una mia carissima amica e cliente. E questo qui mi ha molto toccato, perché poi la Curiel su questo libro, su questi eh, appunti, dice delle cose veramente vere. E, e poi mi ha fatto una dedica molto carina. Bene. E poi hai portato anche un altro consiglio. Che, che... lo devo leggere però ancora. Sì. Quindi praticamente un consiglio che fai anche a te stesso, a stesso. È quella di Enrica Bonaccorti, l'uomo immobile. Esattamente. E anche Enrica, mia amica, è uscita con questo libro, eh, credo sia il suo terzo, quarto, e, e lei praticamente mh, caldamente mi ha detto di leggerlo perché vuole sapere un parere, io lo leggerò con attenzione, sta aspettando le vacanze però. Perfetto, mentre invece il film che hai scelto di consigliare ai nostri telespettatori è Pelle di Serpente, un film... Sì. Sì. un po' di tempo fa, esatto. perché questo film? allora lo consiglio perché l'ho rivisto per non consigliare eh, diciamo, film contemporanei che stanno uscendo questi giorni mi ha colpito molto perché lo ricordavo pochissimo eh, un'Anna Magnani straordinaria un Marlon Brando eccezionale una storia d'amore pazzesca e interpretato divinamente. Mi ha colpito molto, lo, lo penso e lo ripenso però nel frattempo anche un altro vecchio film mi ha colpito, Matrimonio all'Italiana. Sì, un altro caposaldo diciamo. Esattamente, della... perciò mi piace poi piacciono molto questi film bianchi e nero. Bene, e finiamo in musica come sempre nelle nostre puntate. Tu hai portato Gianna Nannini, Io e te, che praticamente. Esatto, è il momento. È, è il sì. CD del momento. Poi lei è straordinaria per semplice fatto perché così racconta certe storie e poi con le sue parole ti emoziona e poi lei è Interprete meravigliosa. Io amo molto la musica lirica e sono un appassionato. Ed è una uh, cantante che apprezzo molto, nella, che è interprete ottima della Tosca, della Traviata, dei Pagliacci con regie di Zeffirelli. È la Mirto Papatanasio. Ed è una uh, interprete oltre a essere molto bella, è molto brava. Beh, quindi, un'altra. Cioè la parte sconosciuta della Callas, visto che sono di origini mm, greche. greche tutte e due, quindi esatto. praticamente non ha dato solo in Natali alla Callas, ma anche, anche a, a quest'altra eh, grande interprete. Io ti ringrazio, allora rifacciamo vedere il libro che abbiamo presentato oggi, La testa nella eh, moda, curato da Pia Soli, per un genio diciamo, dei capelli come Sergio Valente. Non esageriamo. <ride> Beh, non lo dico io, ma lo raccontano i fatti. Diciamo che dice. mi piace molto il mio lavoro. Abbiamo le prove di questo, no, mi piace quello molto che dice il diciamo. mio lavoro. Grazie Sergio grazie. e grazie. ancora tanti anni di lunga carriera. Grazie. grazie, grazie. I've noticed you around. I find you very attractive. Did you go to bed with me?